abbiamo sentito quello che bastava. Ecco, questo brano, come avete sentito, parla di una lavatrice. E questa storia della lavatrice, non si sa se è già pagata, ancora pagata o ancora da pagare, ha fatto il giro dei locali e delle discoteche di mezza Italia ed è stata realizzata con il montaggio di alcune telefonate ricevute da un signore dopo l'acquisto appunto di una lavatrice. Questa sera abbiamo con noi quel signore che viene dall'Aquila e si chiama Mario Magnotta. Buonasera, buonasera Mario, buonasera. Magnotta, benvenuto. Buonasera, grazie, grazie. Allora, grazie. È un idolo, per molti grazie. È un idolo, sì. Mario Magnotta. E adesso gli altri che non lo conoscono scopriranno perché. Signor Magnotta, quando inizia questa storia della lavatrice? Questa storia iniziò nell'anno domini del 1981. 81. Che acquistai questa benedetta lavatrice a un noto commerciante dell'Aquila. Ecco, un noto commerciante, sì, dell'Aquila. Oh, questa lavatrice, sì, funzionava benissimo. Ma vero? Certo, ecco, che funzionava. Ecco, e voi in famiglia ne eravate completamente soddisfatti. Esatto, ecco, sì. Poi, molto tempo dopo l'acquisto, sì, della lavatrice, lei ricevette una strana telefonata. Sì, a distanza di tempo, rientrando a casa, sentivo di squillare il telefono. Vado a rispondere e mi dice, senta, qui signor Mignotta? No, correggiamoci, Magnotta! Ah, giustamente. Ecco, giustamente, a un certo momento tra Mignotta e Magnotta c'è una differenza un po'. Una vocale. Una vocale, una basta vocale. Quella che può cambiare. Stravolgere. E mi fa, senta, qui c'è una pratica che dice che lei ha firmato per un contratto che ogni 5 anni deve acquistare questa lavatrice. Beh, io lì per lì rimasi un po' sbigottito, se vogliamo dire. E certo, cioè ogni 5 anni avrebbe dovuto rinnovare. Dovrei, sì, ma ecco. Io gli faccio, ma guardi, mi pare che qui, mi sembra che state, non so, forse c'è una svista con qualche altro cliente. Certo. No, qua ci risulta. E lei, Magnotta, certo, sono io. Allora qui bisogna vedere un po' la situazione, come meglio si può sbrigare questa cosa. E cominciò un'odissea di telefonate. Sì, di tempo, certo. Ecco, e lei si sentì come imbrogliato, anche perché praticamente a questa vicenda non sembrava esserci soluzione, non sembrava trovarsi una via di uscita. Infatti sono caduto così dalle nuvole, credendo che non fosse uno scherzo, insomma. Ecco, esatto, solo, sì, dopo un mese di questo tormentone. Ma anche di più di un mese, ecco, però. Anche più di un mese, in cui la chiamavano tutti i giorni, sì, continuamente, sì, sì. Esatto, e spesso, esatto, anche la notte. Certo. Lei capì che si trattava di una burla organizzata. Da chi era stata organizzata questa? Ma dai tre ex ragionieri usciti dalla scuola mia dove faccio il bidello. Ah, ecco, che hanno preso, sì, ti fate. Ah, questi tre burloni. Questi tre burloni, esatto. Ecco, la burla, questi ex studenti l'avevano organizzata proprio bene, perché, certo, uno di loro, lei mi diceva, imitava perfettamente l'accento milanese, sì, del direttore della ditta. Del direttore della ditta. Un altro faceva il ragioniere. Il ragioniere, ma lei chi è? Scusi, gli rispondevo io. Oh, freghete. Il ragioniere della stessa, certo, industria, e faceva anche la voce del negoziante dell'Aquila, sì, che, certo, la chiamava. Che la chiamava, sì. Il terzo faceva la voce di un altro rivenditore della zona. Esatto, ecco, sì. E quindi questi burloni, telefonandole, facendo tutti questi continuamente scherzi, registravano queste, certo, telefonate, certo, queste conversazioni telefoniche, e a questo punto sentiamo la voce del presunto direttore milanese della ditta che telefona al signor Magnotta. Ecco, prima di sentirla dobbiamo fare una piccola avvertenza. Abbiamo coperto, non avendo dei bip disponibili, se li sono presi tutti da altre parti, abbiamo coperto con dei silenzi i momenti nei quali, diciamo, c'erano delle espressioni colorite, ecco, ecco, e anche il nome della ditta vera produttrice della lavatrice. Esatto. Ecco, sentiamo un attimo questa telefonata. Penso che le veniamo a portare giù anche il frigorifero. Ma no, non mi occorre il frigorifero, guarda signora, a me non mi occorre nulla. Forse ci siamo capiti, a me non mi occorre nulla, io già ne ho parlato diverse volte. Ma allora con l'altro collega ci siamo rimasti d'accordo che lui prendeva questa vecchia e la vendeva un altro e portava una nuova. No, guarda, non ne ho bisogno della nuova. Lui cercava di difendersi, esatto, da certo, questi signori, certo, che a tutti i costi volevano, certo, a tutti i costi me la volevano appioppare, che dice, ma come, a me mi funziona, io non ho firmato nessun contratto, nessuno, certo. Ma questi interlocutori erano bravi e parlavano in modo, in pratica, che la confondevano, certo, o almeno ci provavano. Sì, sì. Sentiamo, ma ci hanno provato. Certo che ci hanno provato. Sentiamo quest'altro pezzo. Io non ho firmato nulla, signore caro. No, ha firmato. Ma no, io non ho firmato, evidentemente una firma fatta.
Ma Magnotta, vedi, guarda, qui lui ha firmato, l'ha firmata lui, in buona fede, l'ha firmata lui, io però sono allo scurto. Ecco, ecco il bip. Ecco, che è finito anche questo pezzo. Sì. A un certo punto l'avevo talmente, mi scusi, rimbambita di chiacchiere, che lei, pur di chiudere la faccenda, prese una decisione drastica. Certo. Che cosa fece? Presi questa decisione rispondendo a uno degli tre di chiudere questa faccenda. Va bene, portatemi questa benedetta lavarrice, tanto così almeno cerchiamo di finirla, no? Eccola. E ora sentiamo la registrazione dell'ultima fase della trattativa. Eccola qua. Ora, questa lavatrice c'è, la prendiamo, portiamo via su un'altra. Nel 92 prende il frigorifero, nel 95 prende il forno, nel 90... Ehi, siamo in contatto per quando? Per una vita, con la San Giorgio. Ma prende, ma che prende, per esempio, sul frigorifero c'è anche una radio che lei a pulsazione si sente la radio, apre il suo sportello e sente la radio. Appunto. Mentre casomai... E poi c'è anche del deodorante che diamo. Non pulisce il... Vabbè, comunque, senta. Lei adesso che cosa mi vorrebbe... Cioè, cercando di concludere, questa benedetta lava cosa... Già mi ero cominciato, sì, già mi stavo cominciando a nervosirmi, eh? Sì, no, 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 quante persone è? No, io sto solo. E la prendiamo piccolina, da 887.000 lire. Cosa? La lavastoviglie. No, la lavastoviglie non mi occorre. Senta, la lavatrice, quella nuova, diciamo, no? Sì. Quanto? Di 5 kg? Di 5? Di 10? No, no, 10 no. Senta, facciamo una cosa. Il pagamento, come si fa di questa benedetta lavatrice? Lei come ha intenzione di pagarla? La posso pagare a rate. Proprio è stata proprio una cosa che ormai è passato, diciamo che è passato quasi alla storia. E quando prima gli studenti verranno a conoscenza, altri se la impareranno a memoria la studieranno addirittura. Sì, perché questo quando prima passerà sulla storia. Ah, sì, cioè, già è passata, ma... Sì, beh, certo. Anche con il rap. Esatto. Oh, lei in pratica comunque stava cercando di concludere questo acquisto, ma siccome i tre burloni non volevano chiudere lì la vicenda, non volevano vendere nulla, ma avevano stato divertirsi, continuarono nello scherzo. Sì. E la convinsero a rimediare dal Robivecchi, sì, mi ha detto, una specie certo, di rottame. Certo. Di, risento di nuovo di squillare il telefono, rispose... sperando che non fossero loro, ma invece rimasti proprio sbilordito, no? Allora mi fanno, senta signor Magnotta, facciamo una cosa. Abbiamo già parlato con il direttore e il direttore vuole veramente, anche lui vuole finire questa storia. Benissimo, finalmente anche lui si è deciso. Mi fa, allora facciamo una cosa. Lei ci porti giù la lavatrice già usata. Ma io però veramente ce l'ho di un'altra marca. No, non di un'altra marca. Allora faccia la cosa, noi delle altre marche non ci interessa. Lei faccia la cosa, la tolga questa marca di questa lavatrice era la sua e la porti giù all'ingresso. Sì. E aspetti lì che ora noi veniamo e la carichiamo e le diamo le portiamo quella nuova. Va benissimo. Ora lei ci aspetti, ma quando veniamo subito, mi fece stare tutta la giornata di aspettare, che pioveva pure, e non l'ho visto. Un giorno aspettare. Un giorno, quasi un giorno, per veramente. Per aspettare la lavatrice. Per aspettare sta benedetta lavatrice. Oh, non contenti, i tre burloni continuarono a investire le telefonate e sì, adesso sentiremo l'ultimo atto di questa vicenda che ascoltiamo, la voce del presunto concessionario dell'Aquila, questa volta minaccioso, fino a farle perdere la pazienza. Ecco, attenzione perché qui il signor Mario si è arrabbiato. È stato tagliato. Non lo so, penso di sì. Adesso sentiamo. Non lo so. No, io non mi piglio niente, piglio sì. Perché tu non lo dici che fai un sconcio, sì. Senti, mo me lo... Oh, freghi, la gente. Senti, senti un po' una cosa. Io non la voglio la lavatrice, va bene? Sì. E porta, ma chi te la paga? Non paghi? Non paghi, ma io senti. Ma sì, l'hanno pagata allora. E la sono pagata, sì. Ci sicuro? Oh, fregri, quella lavatrice della stagione, la sono pagata. L'ho pagata. E come mai dopo 6 anni mi viene a rompere? Perché sei un truffatore tu. Tu sei un truffatore. Mamma mia, come sei arrabbiato, eh? Certo. È comprensibile. Anche perché l'avevo preso per truffatore.
Allora, come abbiamo detto, questo scherzo ha fatto il giro d'Italia. Nei mercatini si vendono ancora le cassette con i dialoghi integrali tra Mario Magnotta e i suoi persecutori. Lei non se l'è presa perché si è reso conto che ormai è meglio uno scherzo che dover acquistare a tutti i costi una lavatrice. Non solo, ma addirittura questa storia lei la va a raccontare nelle piazze, negli spettacoli veri e propri. Certo. È vero? Sì, sì. Infatti adesso racconto tutta questa faccenda, tutta questa storia della lavatrice, ecco qui che... Facendo tutte le parti, le voci degli altri. Degli altri, rifacendo anche il direttore milanese. Come fa? Tanta una fa il direttore che sente di squillare il telefono, mi fa, signor Magnotta, oh, buongiorno, buongiorno, sono il direttore di Milano, finalmente. Senta, signor Magnotta, faccia una cosa, filiamola una volta per sempre, acquisti questa benedetta lavatrice, non se ne parla più, ma senta, direttore, ma no, ma lasciamo perdere, ma non faccia il pirla. Ah, benissimo, Insomma, fa le serate, come Toto Cutugno ormai, su questo, no, come te. Lui presenta l'ultima canzone, lei presenta la storia della lavatrice. Della lavatrice. Signor Magnotta, noi la ringraziamo per la sua storia, là abbiamo una lavatrice bellissima, se lei vuole. Ah, Fabrizio, ricominciamo con la lavatrice. Tanti auguri. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Arrivederci a Mario Magnotta. Grazie. Al gioco. Grazie. Al gioco. Arrivederci.